Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare l'analisi dei giocatori, difensori, toti. Ma prima di cominciare vi devo prima far vedere una cosa sulla mia squadra perché come potete notare il valore è aumentato abbastanza drasticamente e c'è un motivo che adesso andremo a vedere, ma non spoileriamo nulla, ok? Adesso lo vediamo. Ma prima di cominciare, ragazzuoli, mi raccomando, passate nel link in descrizione dove trovate tutti quanti i miei link ai social, Instagram, Telegram, sito Viola, tutte queste cose qua incredibilmente belle. E soprattutto lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e commentate nel caso che avete ancora dei dubbi o se volete farmi qualche tipo di domanda. Mi raccomando, si possono fare tutte le domande che volete, quindi commentate a nastro. Bene, direi di cominciare con la sculata che ho fatto 2 giorni fa. Andiamo a vedere. Notate per caso qualcuno un po' iconeggiante sulla fascia sinistra, ragazzuoli? Esatto, il mitico Lam. Praticamente, raga, purtroppo non ho il filmato dove lo pesco, perché purtroppo no, cioè io ho aperto un pacchetto con 1500 gemme e ho detto, boh, dai, ci provo, apro un pacchetto, ma perché, più che altro perché mi servivano i punti per scambiare un giocatore, no? E quindi ho detto, boh, prendo il pacchetto. Apro il pacchetto, vedo su un po' tutte robe luccicose, smeraviglianti, e chi mi trovo? Il mitico Philipp Lahm, una bella bestiazza, per carità molto più lento di Davis, ma difensivamente parlando è una roba mostruosa, cioè comunque è davvero difficile saltarmelo, cioè parecchio oserei dire, e in più è davvero fortino e ha un valore nettamente superiore a quasi tutti gli altri, quindi comunque un'ottima pescata in generale, sia perché adesso lo userò e sia per quando lo venderò, che comunque qualche milionata me la faccio. Quindi grazie IE, quest'anno siete un po' più generosi degli scorsi anni, quindi grazie di cuore per questa cosa. Ma bando alle cianciocce, andiamo a vedere l'analisi dei migliori giocatori difensori dei Toti. Andiamo! Oh, ragazzuoli, allora, essendo che qua ci sono una padellata di giocatori, noi andremo ad analizzare effettivamente solo quelli che sono effettivamente usabili e belli fortini, gli altri li lasciamo da parte, andiamo ad analizzare soltanto quelli, i migliori, diciamo, ok? Quindi i migliori di questa sezione, i migliori di quest'altra sezione, i migliori di quest'altra sezione, i migliori di questa. E poi andiamo a vedere chi sono i più forti di questi qua, ok? E diciamo possiamo fare anche un piccolo recap generale, poi finale. Tra parentesi, ragazzuoli, per l'evento del Carnival Calcio, ovviamente poi il traguardo uno era giornaliero e l'altro era ogni 4 giorni, quindi si riuscirà tranquillamente ad arrivare al 91. Mi scuso se non sono riuscito a pubblicare prima queste notizie, tutte queste cose qua, ma purtroppo non ho avuto internet e quindi casini. Comunque, ricapitolando, allora andiamo a vedere quali sono effettivamente i migliori giocatori dei Toti. In questa prima sezione, uno dei giocatori che spicca di più è il terzino sinistro Gunther. Gunther è effettivamente bello forte, perso un 89 a ritmo, quindi sale sia accelerazione che velocità scatto, quindi diventa bello bello potente a livello di ritmo. In più è molto molto equilibrato, ha buon fisico, buoni passaggi, buona agilità, buona difesa, davvero molto molto performante, consigliatissimo. Passiamo al prossimo. In questa prima sezione purtroppo non ce ne sono tanti forti, quindi ne analizzeremo soltanto 2 o 3, perché gli altri e nell'effettivo non sono così wow. Ok, ragazzuoli? Quindi andiamo a vedere, continuiamo. Koundé. Allora, Koundé per essere un 89 effettivamente è bello bello forte, appunto con 88 di ritmo, 96, 92, con anche un discreto livello di agilità. Non è per niente male, infatti è anche uno di quelli che vale di più degli 89, perché nell'effettivo è quello un pochettino più forte e performante. Infatti ha anche 94 di reattività, buon equilibrio, buon salto, buon colpo di testa. È un po' piccolino perché è un 81, però alto alto. Nessuna caratteristica speciale purtroppo, però in una difesa a 3 io lui me lo vedo bene. Cioè in una difesa a 3 lui me lo vedo davvero bene. In una difesa con 2 difensori centrali e basta, con i terzini non tanto, ma in una difesa a 3 lui è un buonissimo giocatore. Stra buono, ok? Passiamo al prossimo, che è Reinildo. Allora, questo giocatore della Liga Santander, terzino sinistro sempre con equilibrio. Come potete notare anche voi stessi ha delle ottime caratteristiche, cioè statistiche. 91, 87, 88, 90 e 76 di passaggi. Non è sicuramente un terzino che va al cross perché 76 di passaggi comunque non è troppissimo per un terzino, però è molto molto buono in fase difensiva. E salendo comunque l'ho già visto in qualche squadra, non è per niente male. Diciamo che in questo slot degli 89 i migliori 3 sono questi qua. Gli altri hanno dei problemi davvero molto molto gravi, ok? Lui invece è ancora abbastanza buono. 91 di reattività, 90 di salto, una buona marcatura, un buon contrasto, un 80 con medio alto, quindi un terzino molto difensivo.
ci sta, appunto, non hai i problemi che per esempio ha quest'altro terzino, il signor Navas, che come potete vedere sì, veloce, buona difesa, buoni passaggi, buona agilità, ma zero fisico, cioè qua basta che incontra un'ala che ha 70 di fisico o un esterno e si troverà già in grandissima difficoltà a fermarlo. E noi non vogliamo questo quando giochiamo, noi vogliamo avere dei giocatori che effettivamente riescono sia a correre che a difendere, ma anche a mettere il fisico quando ce n'è bisogno, no? Quindi continuiamo con la prossima sezione, quella dei 90. In questa sezione qui devo dire che ce ne sono già un bel po' di più forti, perché per esempio io gli unici che scarterei di questa sezione sono davvero pochi pochi pochi. Infatti adesso andiamo a vedere quali sono effettivamente i più forti. Uno tra tutti, sinceramente, è lui, Romero, perché Romero è un difensore centrale comunque con difesa che è un ottimo potenziamento abilità. 85 di ritmo, 96 di fisico, cioè di difesa, e 95 di fisico. Davvero molto molto buono e soprattutto è 1,85 con un basso alto e si butta nei contrasti. È un difensore davvero molto molto efficace, perché comunque non è neanche piccolino, ha una buona cosa, è molto molto forte, quindi lui lo considero comunque uno dei migliori di questo slot dei 90, ok? Passiamo al prossimo, che è Walker. Walker è sempre un terzino destro molto molto potente. Per chi ha messo il passo ovviamente non ha senso prendere Walker o un terzino sinistro, perché avrete Zanetti e Davis e quindi non ha senso. Però per chi non ha preso il pass, appunto, questo Walker con ritmo, ok, che quindi sale sempre tutte e due le cose di ritmo, è davvero forte, perché portato su a 94 mi sembra, quindi fatto fare 4 livelli, arriva ad avere tipo 120-123 di ritmo, una cosa del genere, con però anche quasi 100 di difesa e 100 di fisico, tutte queste cose qua. Quindi diventa davvero molto molto potente e performante come terzino destro, ok? Mi raccomando, tenetelo d'occhio nel caso che vi serva un terzino destro. Passiamo al prossimo, che è Shaw. Shaw invece è un terzino un po' più lento, ma un po' più difensivo. Quindi, cos'è? Non avrà magari 120 di ritmo portato su, ma arriverà magari a 110, 112, 115, una cosa del genere. Però avrà molta più difesa e fisico confronto ad altri terzini. Quindi dovete scegliere se avere magari un terzino un po' più veloce come Walker o un terzino un po' più fisico e difensivo ma meno veloce come Shaw. Però anche lui è davvero molto molto potente in fase difensiva soprattutto, e quindi è come avere quasi un mezzo DC aggiuntivo, cioè confronto a un Walker, no, per esempio, perché anche lui è molto proiettato verso l'offensività, è a cross anticipato, è dribblatore veloce, tutte queste cose qua, 95 di reattività, davvero molto buono. Però è un po' più difensivo, cioè non è che sta tanto più in difesa, però quando servirà, ovviamente riuscirà a metterci una pezza meglio che un Walker o uno Spinazzola e queste cose qua, ok? Quelli che sono un po' più veloci ma hanno meno caratteristiche difensive, ovviamente. Va bene, questo qui comunque è ancora molto molto buono. Rudiger, ragazzoli, non lo metto, non perché non sia forte, ma perché ha il potenziamento abilità forza e quindi di conseguenza lui non salirà tanto di ritmo, ok? Quindi avrà magari molto fisico, ma davvero poco ritmo. Cioè, nel senso, non poco ritmo, però molto basso. Non è che sia scarso, però c'è di meglio. Cioè, nel senso, tra i due, se devo scegliere tra Rudiger e Kjær, preferisco lui, anche se è più lento, ma perché ha un potenziamento di abilità migliore, numero uno. E numero due, ha molta anche, ha un po' più di difesa, cioè... Ed è un pochettino più, cioè, con caratteristiche speciali un po' migliori, no? Leadership, passaggio lungo, poi è basso-alto, quindi non andrà mai in offensiva, è 1,90, mentre invece Rudiger, cos'è? È un po' più veloce, un po' meno difensivo, ma un po' più fisico, ok? Però, appunto, no? C'è medio-alto, l'altro è basso-alto, quindi è un po' meglio, lui ha solo passaggio lungo, l'altro ha anche leadership. Sono alti uguali, cioè sono abbastanza simili, solo che la cosa che mi fa scegliere tra Rudiger e Kjær è il potenziamento abilità, perché alla lunga, se lo tenete per un po', Kjær diventerà più veloce anche di Rudiger, e comunque rimarrà nell'efficacia di Rudiger, però sarà più veloce, quindi con una caratteristica speciale in più, e ovviamente è migliore l'altro. Portato allo stesso livello, con lo stesso livello di potenziamento abilità, capite? Cioè magari lui avrà più fisico, ma Kjær poi finirà che avrà più difesa e più ritmo di lui, e quindi sarà più forte, capite? Bene, passiamo alla prossima sezione. Allora, in questa sezione partirei dal portiere, perché Mendy è davvero molto molto buono. Peccato che al numero 1 non ha preso altre cose, però è davvero molto buono, appunto, ha già 200, è un 92, quindi se lo si può portare a 95 facilmente con pochi crediti e già averlo bello spompato. In più è sempre molto alto, comunque 1,97 con leadership, un portiere sicuramente da prestare attenzione, perché non sarà sicuramente male in game.
l'ho già visto a qualcuno e effettivamente para delle cose abbastanza importanti, quindi prendetelo in considerazione nel caso che vi serva un portiere della Premier. Passiamo al prossimo, Theo Hernandez, perché tra Jordi Alba e Theo Hernandez io vado a scegliere Theo Hernandez, perché nell'effettivo di statistiche è più forte e l'ho già visti più o meno portati su allo stesso livello ed effettivamente Hernandez magari è un po' meno difensivo, però è più veloce, ha più cose, cioè è un po' meglio, ok? Quindi sul terzino sinistro di questa sezione io andrei su Hernandez perché è assolutamente quello un po' migliore, un po' più che spinge, un po' più che fa, è un po' più forte. Poi ha 105 di reattività, quindi è davvero molto molto lesto a fare i passaggi, a dribblare, a fare, a difendere, a prendere la palla e tutte queste cose qua, ok? Poi essendo un terzino, portandolo su migliorerà tantissimo di ritmo e appunto riuscirà ad arrivare facilmente a 120 di ritmo, magari già soltanto facendo salire i 3 livelli, ok? Magari non 120, ma comunque si aggirerà già intorno a quella cifra. Quindi è davvero molto molto forte, lo consiglio tantissimo, uno dei migliori terzini sinistri che c'è adesso in circolazione in assoluto, ok? Passiamo al prossimo di questa sezione. Allora, raga, l'ultimo di questa sezione per me è stato un pochettino difficile sceglierlo, perché guardate anche voi. Allora, Alaba è così. Ok, con 87 di ritmo, 99 di difesa, 87 di fisico, poi ha 95 di passaggi, 79 di tiro, tutte queste cose qua, ok? Con marcatura. Però è un 80 con medio-medio, ok? E tiro da lontano, che non serve a niente per quello che fa lui, cioè il difensore centrale, diciamo, ok? Detto ciò, come si può notare, di statistiche è più forte di Bonucci, ok? Però, andando a guardare in realtà bene, 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 bene nel dettaglio, cioè, non è che, però, se noi andiamo a guardare, ok, sì, Bonucci è più lento, però di difesa e fisico è più forte, di fisico anche di tanto, se non sbaglio, perché lui è 73, 98, 97, mentre invece lui è 87, 99, 87, cioè lui perde 10 punti di fisico, Chiellini perde 10 punti di ritmo e in difesa sono praticamente simili. Lui è 99 e lui è 98. Però lui ha difesa 0. Cos'è qua il fatto? Il fatto che la differenza grossa tra questi due la fanno queste cose qua secondarie. Cioè che lui è 10 cm più alto, è 1,90, ok? In più, al posto che avere medio-medio, lui ha medio-alto, quindi starà molto più in difesa. E soprattutto ha punizione potente, roccia, passaggio lungo e colpo di testa potente. Roccia e colpo di testa potente che servono per difendere anche, soprattutto roccia. Passaggio lungo per costruire e punizione potente nel caso che volete farlo tirare. Detto questo, allora, a livello generale, ovviamente perché di statistiche è più alto, si potrebbe scegliere Alaba perché è più veloce e recupera meglio, però Alaba è come quell'altro difensore che io me lo. Cioè, quelli piccoli che sono alti 1,80 e che sono molto veloci, saranno statistiche molto elevate, vanno bene in una difesa a 3. In una difesa appunto a 2 o una difesa a 5, no? Dove poi ci sono tre difensori centrali. In una difesa dove sono soltanto due difensori centrali, io mi scelgo Bonucci, perché comunque è più solido, ha più fisico, ha più cose e ha più caratteristiche speciali che vanno a migliorare le sue cose difensive. Per quanto sia meno veloce, ok? Quindi tra i due io dico, se avete una formazione con un modulo con tre difensori centrali, optate per Alaba perché è un'ottima scelta. Ma nel caso che abbiate appunto una formazione con i due difensori centrali e basta, appunto una formazione con 4-4 qualcosa, ok? Bonucci la soluzione migliore. Va bene ragazzuoli, fatemi sapere le vostre opinioni sempre qua sotto nei commenti ovviamente, ok? Passiamo alla prossima sezione. E qui c'è un po' di complicatezza, perché ci sono tre portieri e tre DC, ok? Quindi potremmo scegliere il miglior portiere tra questi e il miglior DC, ok? E si potrebbe tranquillamente fare, però io voglio spendere anche due paroline per i secondi arrivati, perché sono decisamente potenti, ok? Quindi andiamo a vedere i più forti in generale, quelli che si possono avere, ok? E come portiere non c'è ombra di dubbio che Courtois sia più forte, perché presa ha già 100-100, tutto 90, è davvero forte, poi è molto più alto di Oblak, quindi fargli pallonetti, fargli cose è molto più difficile, ha rimessa lunga. È davvero forte Courtois, davvero davvero molto forte, quindi lo metto in assoluto come prima posizione dei portieri tra questa sezione dei Toti, è davvero molto molto potente. Purtroppo ho avuto la sfortuna di trovarmelo contro sia lui che Oblak nel confronto. E raga, Oblak con Owen li segno, anche abbastanza semplice.
Courtois meno, cioè comunque mi ha fatto delle parate che sono rimasto letteralmente a bocca aperta, quindi io opto per Courtois, cioè nel caso lui è davvero secondo me molto più forte, cioè è uno dei portieri davvero molto potenti in questo momento, cioè o lui o Donnarumma, se avete uno o l'altro, Van der Sar ovviamente o Yashin, cosa del genere, siete devastanti in porta, però appunto lui è un gradino superiore agli altri normali, Totti, ok? Poi Donnarumma è ancora più forte, cioè nel senso in campo è davvero devastante, però lui è in assoluto il secondo portiere più forte che c'è adesso in game prendibile senza avere lì con la Prime Van der Sar, ok? Quindi in assoluto lui per me. Tra i difensori invece la mia scelta ricade su Skriniar. Ma perché? Perché è il difensore centrale che effettivamente uno ha un buonissimo potenziamento abilità, due ha sia ritmo che difesa che fisico molto elevati. Ok, è davvero molto buono, ha un buon livello di resistenza, soprattutto ha 96 di reattività, 105 di marcatura, 100, 100, 100, 100, 100, tutte queste cose qui. 1,88 con medio alto, con roccia e fa gioco di squadra, ok? Lui è ottimo sia in una difesa a 3 che in una difesa a 4 difensori o una difesa a 5, perché tanto appunto ha ritmo, difesa e fisico molto elevati, è abbastanza grosso e ha delle caratteristiche speciali che vanno a aumentare il suo grado di difesa, quindi è davvero molto molto performante, ok? Però appunto lui secondo me è il migliore che c'è di DC prendibili tra questi, ok? Però c'è una menzione da fare sia per il portiere Oblak, perché anche Oblak con riflessi e tutte queste cose è davvero molto forte, quindi di conseguenza è il terzo portiere più forte che c'è in questo momento prendibile in modo normale, diciamo, quindi davvero molto potente, se riuscite ovviamente a prendere, cioè se lo sculate nelle cose normali ovviamente, tutte queste cose, quindi menzione anche per lui. Ma soprattutto per Giorgione Chiellini, perché allora Giorgione Chiellini è 77 di ritmo, ok, quindi 12 meno di Skriniar, però è 100-100, con contrastare che è un po' meglio di marcatura, ma soprattutto con medio-alto, rimessa lunga, si infortuna facilmente, si butta nei contrasti, colpo di testa potente e fa gioco di squadra. Quindi, oltre il piccolo problema di si infortuna facilmente, che ogni tanto può accadere che succeda, ma è veramente raro, quindi incide ma neanche troppo, ok? Ha rimessa lunga che è molto utile, si butta nei contrasti che è molto utile e colpo di testa potente che è molto utile, tutte queste tre caratteristiche sono molto utili in fase difensiva. Quindi diciamo che comunque Skriniar è davvero potente, ma lui non è da meno, cioè è soltanto un po' lento, però è un po' più fisico, è un po' più potente in generale per le sue tratti speciali, però appunto, cioè, tra lui e Skriniar c'è poca differenza, nel senso Skriniar è un po' più veloce, quindi è un po' più veloce, un pelino meno fisico, lui è un po' più lento, un po', è un po' più fisico, però ha più tratti speciali, quindi in fase difensiva è un po' più potente, ok? Detto questo, appunto, per fare un breve recap, di questi i migliori sono Chiellini, Courtois, Skriniar e Oblak. Di quest'altra sezione i migliori sono appunto Bonucci, Mendy, Alaba e Hernandez. Alexander Arnold e Jordi Alba ci stanno, perché Arnold anzi è anche forte, però se la gente ha preso il pass appunto al terzo destro Zanetti, diciamo che dei terzi destri non ve ne frega un cacchio, diciamo, però nel caso che vi serva Arnold è abbastanza forte questo qua, però appunto c'è di meglio. Qui invece ci troviamo con Romero, Walker, Shaw e Simon Kjær, ok? Qua invece siamo su Koundé, Gunter e Reinaldo, ok? Tra questi invece ovviamente troviamo i più forti, no? Quindi, cioè, se volete veramente il terzino destro più forte, Hakimi è il più forte che c'è adesso, ok? È davvero molto molto potente e non si può dire niente, cioè più che dire che è potente non posso dire, poi ha dei tratti molto importanti come roccia, si butta nei contrasti per un terzino e è una roba pazzesca, ok? E si vede quando lo si trova contro, ve lo giuro, si vede tanto, ma tanto tanto tanto, ok? Quindi non si può dire niente, lui è in assoluto il terzino più forte che c'è in game dopo Javier Zanetti, ok? Quindi in assoluto il più forte, in assoluto. Per adesso è così, ok? Se invece parliamo di terzini sinistri, lui sicuramente è forte. Però non è forte come Davis, ok? Davis è molto più potente, quindi questo Cancelo non è male. Però se proprio dovete, portatevi su Davis, ok? Poi se vi serve uno di Premier, ok, Cancelo è sicuramente il migliore che potete prendere. Però Davis è il più forte terzino sinistro che c'è in questo momento, oltre Lam, ok? Quindi in generale sappiate che la cosa è questa, ok? Il Cancelo forte sì, ma non è in prima posizione, anzi in seconda, perché Davis è uno che vi danno dal pass sempre,
è molto più forte, cioè è solo un 90, quindi perde 3 di gen, quello sì, però Davis a 93 portato su o lui a 96 è comunque più forte Davis. Ok, quindi ha tanto più ritmo, cioè ha quasi 10-20 punti in più di ritmo e un po' più di fisico, quindi è più forte, cioè proprio da andare lontano, ok? Passiamo al prossimo. Marquinhos. Marquinhos è effettivamente il difensore centrale migliore che potete prendere in questo momento, perché 94 di ritmo, 105-100 con marcatura, buon livello di resistenza, appunto, poi è 1,83, per carità non è altissimo, però con medio-alto, leadership, passaggio lungo, colpo di testa potente, fa gioco di squadra. E tanta roba, buon livello di reattività, buono anche di agilità, e in assoluto, diciamo, il miglior difensore che potrete avere adesso, ok? Perché effettivamente, cioè, lui è quello che viene poi dopo. Però lui è anche veloce, cioè ha 94 di ritmo, è bello potente, ok? Quindi c'è, è un'altra questione ancora, lui è un altro gradino un po' superiore rispetto all'altro, cioè l'altro è un po' più difensivo, un po' più solido, un po' più cose, però lui è uno che riesce anche a recuperare nel lungo. Quindi tanta roba, ok? Tanta roba. Però poi qua abbiamo appunto la misticanza, perché fondamentalmente, raga, di questa sezione qua il mio obiettivo è Donnarumma, cioè non ce n'è, perché alla fine un portiere già 94 con 107, 103, 95, 105, 93, 88 compresa, che per chi ha visto i video dei potenziamenti abilità dei portieri sa benissimo che è fortissimo come potenziamento abilità. Capite bene che io voglio lui in porta, cioè c'è poco da andare lontano. Poi appunto è 1,96, non ha caratteristiche speciali, va bene, non mi interessa. In questo caso qua dei portieri si può anche fare abbastanza meno. Salto 79, agilità e reattività quasi a 100, cioè 105, 107, 103. È messo davvero bene, 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 bene. Io voglio lui, perché secondo me lui in questo momento appunto è il portiere più forte che c'è. Cioè, solo Van der Sar è più forte di lui, ok? Gli altri non ce la fanno, anche perché lui è quello più alto di gen ed è quello che potenzialmente può andare più su, potenzialmente è enorme e para sempre da paura. Cioè, già quello normale rosso parava bene. Non oso immaginare questo, appunto. Quindi io voglio lui. Senza né se né ma, ok? Fatemi sapere poi la vostra scelta nel caso, comunque. Cosa sceglierete voi? Io, per me, scelgo lui. Poi se riesco ad arrivare a 400 punti mi prendo Ruben Dias, per carità, magari lo vendo, poi mi compro Donnarumma e Marquinhos, per dire. Dipende da come funzionano le cose. Però, in generale, tanta roba, Donnarumma, tanta roba. Lo voglio assolutamente. Lui lo voglio proprio assolutamente. Ruben Dias, andiamo qui. Allora, Ruben Dias, qual è il fatto? È che non è male lui, però ha forza, è sempre quello il problema. Forza, nel suo caso va anche abbastanza bene, perché diciamo che lui ha un buon ritmo e l'ho visto salire ed effettivamente il ritmo ne prende, ok? Però rimane molto sotto rispetto agli altri. Però a livello difensivo e di fisico è devastante, arriva a livelli stratosferici per il momento, appunto arriva a 130, 130, 140, 140 in base a quanto lo fate salire. Davvero molto molto potente, però tra i due. Cioè, allora, lui non è male, lui è molto forte perché è un 87 con medio alto, roccia, leadership, colpo di testa potente. Però se devo scegliere tra i due, cioè tra lui e Marquinhos, Marquinhos è un po' meglio, perché con uno soltanto in meno di gen lui ha comunque tipo 15 punti in più di ritmo, Marquinhos, 2 in meno di difesa e 3 in meno di fisico. Ok, è un po' più scarso su quelle cose lì, ma sul resto è davvero devastante. Comunque facendolo salire il recupero, l'ho visto Marquinhos portato su. E tra i due comunque, cioè sì, Ruben Dias rimane sempre un po' più alto di difesa e fisico, ma Marquinhos comunque arriva ad avere quei 115 di ritmo che in questo momento quasi nessun difensore riesce ad avere. E avere un difensore che riesce ad avere quel ritmo lì comunque ti dà una grande mano a recuperare i palloni, ma proprio una grande, grande mano. Davvero gigante, anche perché ci sono già degli attaccanti come Mbappé che hanno 130 di ritmo e quindi devi avere almeno un 110 in difesa per riuscire a recuperare una cosa del genere, ok? Se parte in velocità e può succedere, quindi almeno un difensore tra i due che è veloce o tra i tre che è veramente veloce serve sempre, ok? Detto questo, vi ho detto la mia scelta, vi ho detto quali sono i migliori, abbiamo fatto l'analisi, abbiamo riparlato un attimo del recap del Carnival Calcio, abbiamo fatto vedere la mia sculata che appunto è Philipp Lahm. Voi fatemi sapere tutte quante le vostre sculate, le cose, tutti i vostri problemi, dettagli, curiosità, tutte qua sotto nei commenti, mi raccomando, lasciate una caterva di mi piace qua sotto per continuare a supportarmi tutte queste cose qua, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo domani con il nuovo video sui potenziamenti e abilità dei centrocampisti. Mi raccomando, non mancate un ciao ciao da Docti, ciao ciao!